Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare a mente fredda un pochettino di quello che è successo ieri a Milan-Roma, in Milan-Roma. Prima due info di servizio. Allora, in tanti mi chiedono su Instagram: Luca, io non trovo il tuo canale WhatsApp. È vero, cercandolo non viene fuori. Potete entrare nel mio canale WhatsApp solamente attraverso i link quando ve li posto o nelle storie Instagram o come in questo caso che ve l'ho messo nel primo commento. Tanto WhatsApp ce l'avete tutti. Mi dite sempre: io Luca, Telegram non ce l'ho, come faccio? Mi scoccia scaricarlo. WhatsApp ce l'avete tutti. Vi lascio il link. Sapete che su WhatsApp posto tutti gli insulti e le minacce che arrivano dagli haters, nuovi insulti e nuove minacce ve li posto anche oggi. C'è della gente che mi dice: Luca, perché non li denunci? Semplice, perché in Italia per fare un processo ci vogliono 2 o 3 anni e io stare dietro a 2 o 3 anni a queste persone non ne ho voglia, non ne ho voglia. Però, come dico sempre, magari un giorno mi sveglio girato male e ne punisco uno per educarne 100. Quindi, se volete andare a leggere tutte le schifezze che mi dicono gli haters, lì, beh, ve le metto con nome e cognome degli autori. Nel primo link vi lascio il canale WhatsApp. Poi, altra info di servizio: stasera parte la nuova Bobo TV, che si chiamerà Bobo TV Channel. Sarà una cosa completamente nuova, con un palinsesto completamente nuovo. Ogni giorno ci sarà un programma diverso. Io ci sarò al lunedì con un programma che si chiamerà Che calcio dici? Insieme agli amici Daniele Brogna, Edoardo Mecca, Arbitrino, Gabbomen e il buon Fabio. Affronteremo un pochettino i temi della giornata calcistica. Poi al martedì ci sarà un programma sul calcio femminile che si chiamerà Dimensione Calcio. Il mercoledì le rompipalle. Ci sarà anche un programma sul padel, perché non si parlerà solo di calcio, uno sul ciclismo con lo squalo Nibali a presentarlo, doppio passo, insomma tante novità. Però per quello che mi riguarda ci sarò al lunedì, tutti i lunedì alle 21. È un po' un esordio per me su Twitch, perché io su Twitch non ci ho messo praticamente mai il naso, mai il naso. È sempre stata una piattaforma. In tanti mi dicevano: Luca, apri Twitch, fatti un canale Twitch. Non ne ho mai avuto voglia, non ne ho mai avuto. E qui invece interverrò come ospite in un programma con degli amici che conosco, con cui c'è già comunque un discreto feeling, perché conosco chi più chi meno da tanto tempo. E quindi alle 21, se vi va, sul nuovo canale Twitch Bobo TV Channel. Parliamo di Milan-Roma. C'era una volta Mourinho, c'era una volta Mourinho. E non è facile per un interista criticare Mourinho, perché insomma è un allenatore che ci ha portato al massimo della storia dell'Inter, nel punto più alto della storia dell'Inter ci ha portato questo signore qua, che piaccia o che non piaccia. Ieri un ragazzo su Instagram mi ha risposto: quel bollito ha vinto solo con voi. Vabbè, adesso cerchiamo di non avere la memoria corta. Mourinho ha vinto 26 titoli. Io a questo ragazzo ho risposto: guarda che probabilmente Mourinho ha più titoli che tu anni, perché tu non so se hai 26 anni, non credo che ci arrivi dalle tue foto profilo, dalle foto che vedo. Secondo me 26 anni non li hai, quindi Mourinho ha più titoli che tu anni. E quindi diciamo che per la storia, il palmarès che ha, a questa persona bisogna sempre portargli rispetto, e noi interisti gratitudine. Chi non è interista comunque non può avere il livello di gratitudine che abbiamo noi, però rispetto, insomma, 26 titoli sono 26 titoli. Detto questo, l'aurea magica che emanava José Mourinho credo sia finita da un pezzo. Insomma, la Roma è in una posizione di classifica che non va bene per le ambizioni della Roma. Poi uno può dire che la Roma non è una grassa. Io ragazzi, quest'estate, quando si è composta la coppia dei sogni degli interisti di 2 anni fa, Lukaku-Dybala, perché quella era la coppia dei sogni degli interisti quell'estate lì, tutti volevamo la coppia Lukaku-Dybala, tutti eravamo inebriati dalla coppia
Lukaku, Dybala. Quest'estate impropriamente, però c'era anche chi parlava di Roma da scudetto. Ovviamente, cioè io non ho mai creduto un mezzo secondo a una Roma da scudetto, però a una Roma da quarto posto, perché no? Perché no? Ragazzi, Lukaku è vero che è panterone moscione, come dice Di Canio, quando affronta le big, però all'Inter quando affrontava il Milan mi sembra che gliela buttava dentro. Cioè, adesso, per carità, probabilmente non è il fenomeno, non è un fenomeno del calcio, però è un giocatore con cui noi abbiamo vinto gli scudetti, è vero, dietro c'aveva una signora squadra, ma insomma è uno che l'anno scorso, quando è rientrato, sembrava che fosse in pericolo il piazzamento Champions. Quando è rientrato, siamo andati in Champions con la sigaretta in bocca. Cioè, secondo me è usato anche male alla Roma. Poi, per carità, lui potrebbe fare anche di più, potrebbe fare. Però, Dybala, va bene, ieri non c'era. Il Milan ogni volta che becca la Roma la becca senza Dybala. Solito sculamento dei milanisti. Però, vabbè, insomma, quando c'è Dybala, Lukaku, Pellegrini, a me non sembra scarso. Cioè, se riprendi tutti i giocatori della Roma, non sono da scudetto, ma non sono neanche da quella posizione in classifica. Non lo so, veramente. Poi dalla Coppa Italia sono andati fuori. Nel derby, non vince un derby, Mourinho. A Roma non vince un derby. Adesso gli rimane a cui aggrapparsi questa Europa League e deve cercare di fare un'altra mandracata come ha fatto negli ultimi 2 anni, dove ha salvato la sua reputazione andando in 2 finali di Europa consecutive, che sono comunque a Roma una cosa che si vede mai, non raramente, mai. Detto questo, Mourinho è stato preso, sì, la Conference League immagino abbia fatto piacere, l'hanno festeggiata come la Champions, l'Europa League, la finale di Europa League, va bene, però Mourinho è stato preso, non giriamoci intorno, per portare la Roma in Champions League. Una società diventa una società di livello e comincia ad avere ambizioni un pochino anche economiche sul mercato, devi entrare nel circuito della Champions League. Finché stai fuori dal circuito della Champions League, sia come blasone, sia come incassi che come entrate, non ci siamo. E la vedo dura che Mourinho, finché la Roma gioca così, possa ambire a un posto in Champions League, anche se tolte Inter, Juve e Milan, che ormai mi sembra anche il Milan che abbia consolidato il terzo posto, perché insomma dietro il Bologna penso, la Fiorentina ha pareggiato, sì il Napoli vabbè ha vinto a fatica, ma anche quello c'ha dei problemi, la Lazio sta tornando un pochettino su, la Roma lasciamo perdere, cioè è una lotta al quarto posto a chi non lo vuole, no? A chi lo vuole. Il Milan con la vittoria di ieri si è messo molto bene nella corsa Champions, praticamente ha blindato il piazzamento Champions, con qualche piccolo sogno scudetto ancora, anche se secondo me resta un affare Inter-Juve, perché Milan non è che davanti ne ha una sola, ne ha due e corrono pesantemente tutte e due, però il Milan secondo me blindando quel terzo posto e essendosi messo lontani gli avversari, quarti, quinti, sesti in classifica, potrà affrontare meglio e con più tranquillità poi l'Europa League quando arriverà, potrà dosare un pochettino di più le energie. Perché un conto è dire devo fare l'Europa League ma sono lì per il quarto posto che tutte le domeniche me lo gioco perché ho tutte le altre squadre che li ho scolfiate sul collo. Se le altre squadre le hai a 7, 8, 9 punti di distanza, te le sei messe là, puoi anche, diciamo così, non dico snobbare il campionato, però giocare con più tranquillità. E il Milan secondo me si è apparecchiato la tavola bene per fare una buona Europa League, poi starà a loro vedere di farla oppure no. Tornando a Mourinho e tornando alla Roma, è difficile difendere Mourinho in questo momento, è difficile. Non lo so, è vero che una volta allenava squadre più forti e quando alleni squadre più forti, ha detto ultimamente, chi è? Mi suona il campanello, mi suona. Chi è? Non so chi sia. Arrivederci.
Perfetto, il bello della diretta. Ma scusi per il disturbo, c'è Tizio, non so chi sia. Va bene, dicevamo, belle queste... No, dicevamo, è difficile da difendere Mourinho, molto difficile, molto difficile. E anche a livello dialettico, cioè dopo il derby, te ne esci dicendo abbiamo perso per un rigore del calcio moderno. Ma Dio Cristo, ma pensa a fare tre passaggi in fila. Pensa a fare due o tre tiri in porta. Cioè, giochi male, male. Poi a livello tattico anche, si è incaponito con questo 3-5-2, con questa difesa 3, che nella sua carriera non l'ha mai fatta. Mai, mai. Ha sempre giocato a 4 dappertutto, ha sempre fatto un certo tipo di gioco. Da quando è alla Roma si è incaponito con questa difesa 3. Oh, per fare il modulo che fa la Roma ci vogliono i terzini forti. A me sembra che la Roma non abbia dei gran terzini. Ma prova un attimo a... Anche perché non è che giochi male da due giorni. Non è che non fai tre passaggi in fila da due giorni. Cioè, non li fai mai. Non li fai. Quindi non lo so, boh... C'è chi dice che tatticamente non si è aggiornato, quindi è rimasto il grande motivatore che era una volta, però ormai anche il motivatore mi sembra che... Boh, è vero che motivare 11 giocatori forti e motivare 11 giocatori come quelli della Roma, certo non sono gli 11 giocatori del triplete, però veramente io sono convinto che alla Roma, non so, ditemi un nome di un allenatore a caso, faccia fatica a farla giocare peggio, faccia molta fatica. Cioè, giocare peggio di così è difficile, eh? È difficilissimo giocare peggio di come gioca la Roma. Quindi a me duole dirle queste cose, perché criticare Mourinho per me è come criticare un santo, però mi piange il cuore vederlo così, mi piange il cuore vederlo in questa situazione. Ragazzi, vi aspetto stasera alle 21, mi raccomando, con la nuova Bobo TV Channel. Se non sapete come entrarci, poi seguitemi su Instagram, perché pochi minuti prima metterò in una storia il link da cui mi potrete collegare. Quindi tutti sul mio canale Instagram, anche se già non ci siete, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao! Oh.